Ciao amici, eccoci qua oggi per una nuova ricetta. Oggi vi propongo una tartare di filetto di manzo con uovo fritto. Ingrediente principale, il nostro filetto di manzo. Altri ingredienti, olio, pepe, sale, della senape, l'uovo che andremo a lavorare dopo e del pan grattato. Iniziamo la ricetta. Allora, ho iniziato a lavorare la carne, le ho tagliata in strisce, come potete vedere. Ora queste strisce le andremo a tagliare a cubetti a sua volta. Ecco qua, c'è un po' la volta, ecco così. Ho tagliato la carne, vedete come l'ho tagliata in piccole parti. Adesso la vado a mettere dentro alla boule, ecco qua, ok. Poi prendiamo la boule, ci mettiamo olio, poi del sale, eccolo qua, saliamo. Un po' di pepe, io personalmente ci metto della senape, ecco qua, questa può bastare, e inizio diciamo ad amalgamare la carne insieme alla senape, olio, sale e pepe, ecco qua. Allora ragazzi, ho finito di amalgamare la carne con gli ingredienti, adesso la copriamo con della pellicola e la facciamo riposare per un po', ok? A tra poco! Allora ragazzi, per quanto riguarda l'uovo, ho diviso l'albume dal tuorlo, l'ho passato nel pan grattato e adesso vado a friggerlo velocemente. Eccolo qua. Proprio un attimo, velocissimo. Siamo arrivati alla fine della ricetta, andiamo ad impiattare. Allora, io metto una vellutata dei finocchi, ecco qua. Poi, con il coppapasta, vado a prendere la carne e inizio a mettere dentro. Ecco qua. Sia ben amalgamata, un po' leggermente pressata. Abbiamo completato l'impiattamento. Ecco qua. La tartare di manzo su vellutata di finocchi e uovo fritto. Ragazzi, guardate, rompiamo l'uovo, ecco qua. Io mi mangio la tartare, alla prossima ricetta. Ciao ragazzi!